Una nave dei ribelli. Ah, sembra che sia stata riarrangiata per il trasporto piuttosto che al combattimento. Non sembra che voglia ingaggiare. Ok, gli propongo di arrendersi, vediamo come va. Ok, mi preparo a assicurare con la forza il loro cargo, va bene. Sembra che non vogliano combattere, stanno cercando di scappare. Ok, siamo in pausa, quindi vediamo un po' che cosa potremmo fare per insomma fargli del male, quindi io non capisco questi simboli. Allora, questo gli serve per curarsi. Questo sono i droni. Ok. Queste sono le loro armi. Queste sono le loro armi. E questo invece che cos'è? Ok, questo è il punto dove dovremmo attaccare. Vediamo se riusciamo. Prima devo caricare le armi, purtroppo non ce l'avevo pronte. Sono riusciti a colpirci. Quindi. Rosso vuol dire rotto, quindi gli abbiamo rotto qualcosa. Allora, questo invece a che cosa serve? Allora, mandiamo la nostra Jessica Rabbit qua. Dovrebbe migliorare la nostra situazione. Non abbiamo abbastanza potenza per i laser, che dovremmo avergli distrutto la possibilità di scapparsene. Adesso io li attaccherei qua. E sembra che gli abbiamo distrutto anche questo. Ah, questo si sta riparando, però non va bene. Sì, sembra che ce la stiamo cavando comunque, non. Cioè, penso di stare facendo correttamente. Gli sto danneggiando praticamente le. Cos'era questo? Ah, questi sono gli scudi. Allora, io gli ho distrutto l'affare per scappare e le armi. No, però le armi gliele devo. Dovrei dare priorità alle armi. Ok. I detriti lasciano supporre che la nave stesse trasportando dei progetti di droni. Ma sfortunatamente non ne rimane nulla. Trovi delle parti funzionanti di drone. Ma cosa avrei dovuto fare nel caso non avessi voluto distruggerla la nave? Perché onestamente non ne ho la più pallida idea. Ok, abbiamo un po' più di scrap, più pezzi di droni. Ok, fin qui ci siamo. Andiamo fin qua. Qui non dovremmo trovare niente perché ci siamo già stati. Loro ci hanno colpito all'affare delle armi.
Come facciamo a ripararlo? Non mi pare che mi sono lasciato sfuggire qualcosa nel tutorial. Ah, questo cura, ok. Quindi allora no, ho sbagliato, non, io pensavo che curasse la nave, invece cura le persone. Invece se ci mando questo tipo... Ah, giusto, forse nel tutorial lo dicevano e mi è sfuggito. Se ci mando Jessica Rabbit qui dovrebbe riparare, infatti vediamo che sta arrivando. Ah, praticamente ricevendo danni noi perdiamo la possibilità di dargli potenza. Ok, adesso stiamo utilizzando appieno le nostre armi. Andiamo. Ah, il segnale di. Ah no, c'è ancora. Ah, adesso li troviamo morti perché abbiamo perso troppo tempo. La flotta ribelle ci ha trovato. Devi scappare prima che le loro navi aprino il fuoco. Merda. Quanto ci vuole per ricaricarsi? Boh, sembra un po'. Quindi allora, dobbiamo dare priorità ai nostri... all'FTL, quindi spegniamo le armi. Spegniamo... Ah, spegniamo le armi, sì. E mandiamo la nostra amica Jessica qui. Questo invece che cos'è? Gli scudi. Gli scudi, ci mandiamo qui Squall. E buono, mi piacciono i giochi dove puoi mettere pausa per pensare con calma. Ok. Dobbiamo aspettare che si ricarichi questo affare qua, nel mentre sperare. Oh, Madonna. Ok. Ci hanno... Minchia. Ragazzi, la nostra avventura nello spazio sta per giungere a una prematura fine. Non so se sto giocando male io, ma onestamente... Onestamente credo proprio... Credo proprio che non si... Aspetta, come si faceva ad aprire le porte qui se... Le porte. Cristo. No, mi sa che abbiamo qualche piccolo problema con il sistema delle porte, cioè tra le tante cose che ci hanno danneggiato. Ok, abbiamo perso, fondamentalmente abbiamo perso. Non... Ok, abbiamo perso Jessica Rabbit, l'FTL non si sta ricaricando. Allora, che cosa abbiamo imparato in questo fallimentare tentativo? Abbiamo imparato che non dobbiamo perdere troppo tempo. È stato un errore aspettare così tanto prima di andare... prima di seguire il segnale di aiuto. Quanto ci mettete a farmi fuori avanti? Ok. La nostra Cold Heart ha seguito un viaggio molto molto breve. Un'ultima esplosione segna il tuo destino mentre la tua nave viene fatta a pezzi. Punteggio 136, ho come l'impressione che sia basso. Statistiche. Settore 1, nuovo, ok. Una nave sconfitta, 29. Capitano X. Va bene, non abbiamo preso achievement, ma non sento di meritarmene comunque. Hangar. Ah, questo è per...
tornare all'hangar, cioè per ricominciare. Ok, grazie per avermi seguito. Questo è stato il primo fallimenterissimo episodio di FTL. Non so se ho sbagliato a metterlo a normale, ma è un gioco secondo me che richiede molta attenzione, molta pianificazione, come Isaac, sicuramente molta conoscenza delle meccaniche. Tuttavia, è un gioco completamente diverso da Isaac, ma capisco perché la gente li abbia paragonati adesso. Grazie per avermi seguito e alla prossima puntata di Let's Play FTL, Faster Than Light. Ciao a tutti!